Torino, marzo 1927. La vita di un uomo senza identità, rinchiuso tra le mura di un manicomio, sta per diventare leggenda. A contenderselo due donne, convinte di riconoscerlo come il proprio marito. Un caso familiare, una storia di amore che ben presto diventa un'intricata vicenda giudiziaria che arriva a far tremare il Vaticano. L'Osservatore Romano orchestrò una campagna violentissima contro lo smemorato di Follini. Perché lo fece? E gli uomini al potere. Il primato dei figli, il primato della vita! Ma chi si cela dietro l'identità di quell'uomo? Un illustre letterato disperso in guerra? O un perdigiorno truffatore in cerca di una nuova vita? 100 anni dopo, ancora si discute su chi fosse quell'uomo. Se il mondo è una scena... Se il mondo è un palcoscenico, allora siamo tutti attori. Perché quindi accontentarsi di un solo ruolo? Oggi, dopo quasi un secolo, i discendenti di quell'uomo si affidano all'esame del DNA per svelare per sempre il suo mistero. Questa è la straordinaria storia dell'uomo conosciuto come lo smemorato di Collegno.